termina col risultato di 2-1 la sfida fra Baita e Kolbe, con Mattia Bruno decisivo tra le fila dei locali per questi 3 punti. 19esima giornata piena di gol, infatti sono ben 67. Andiamo a vedere come sono andati gli altri match partendo dalla sconfitta per 3-4 della Robur contro Colombara. La squadra di Baruccana non perdeva dal 26 novembre e cade a causa anche di uno Zuppi scatenato, autore di una doppietta. Torna a sorridere dopo 2 mesi di astinenza di vittoria il Cesna, che Corsara sconfigge per 3-8 il Gorla Primo, grazie anche a 4 gol di Basilicata. Cade per la terza volta consecutivamente una rimaneggiata Spess MB in casa del San Bernardo SB. Protagonista per i padroni di casa la quarta vittoria consecutiva, Tarsetti, con una doppietta. Basilio, negli ultimi minuti, decide la sfida fra San Giorgio Limbiate e Dosab, finita 5-6. Partita equilibrata che in ben 2 occasioni ha visto gli ospiti portarsi avanti con un doppio vantaggio, sull'1-3 e sul 3-5, ma in entrambe le situazioni i padroni di casa erano riusciti a rientrare prima del gol decisivo del bomber bianco-blu a pochi secondi dalla fine. Si prepara al meglio per il derby di Limbiate e l'Oratorio Giovi, che stende per 4-10 la Polissenago B. Perrone assoluta protagonista, con 5 gol che permette di prendere un bel vantaggio anche nella classifica marcatori. Cade dopo 3 vittorie consecutive la capolista, Nuova Molinazzo, annichilita da Roger Milano, che prosegue nella striscia di risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta risale infatti al 24 gennaio. Infine, larga vittoria dell'ODB Castelletto per 8-2 contro i 4 evangelisti, avanti anche per 7-0 durante la gara. Tra i locali spicca la prestazione di Carnazza, autore di una tripletta, oltre che di un gol fantastico da centrocampo all'incrocio dei pali. Passando alla classifica migliori marcatori, troviamo sul gradino più alto del podio Ivan Perrone, dell'Oratorio Giovi. Seconda posizione a pari merito Basilicata e Romanò. Nella classifica migliori giocatori primo Luca Molinari, autore di una doppietta questa settimana che non è bastata ai suoi per strappare punti. Seguono a 7 Basilicata e Bonomi. Infine la classifica vede le prime 3 squadre in 3 punti, con Nuova Molinazzo a guidare il gruppo. Si accorcia la classifica là avanti, infatti le prime 9 squadre si ritrovano in soli 9 punti. In fondo bel salto in avanti del San Bernardo, che supera anche San Giorgio Limbiate. Visti i risultati e anche molti infortuni, la situazione per Spess MB inizia a farsi davvero preoccupante.